Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto e con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Quante volte vi è capitato di giocare contro avversari che sembrava facessero girare i loro mazzi in maniera perfetta e senza intoppi, mentre voi, per forgiare la prima chiave, avete dovuto sudare le leggendarie sette camicie? In questo video scopriremo quali sono i 4 trucchi più uno che potrete utilizzare da subito e che miglioreranno il vostro stile di gioco. Andiamo a dargli un'occhiata. RPC. In Keyforge l'effetto di alcune carte che vanno ad influire direttamente sul numero di ambre danneggiando la riserva avversaria a beneficio della vostra hanno importanza vitale sullo svolgimento e sull'esito di una partita. Per questo motivo, quando vorrete attuare la vostra strategia per danneggiare l'avversario il più possibile, sappiate che, per ordine di importanza, rubare è al primo posto. Infatti rubare un'ambra vuol dire spostare una gemma dalla riserva di chi ha subito il furto alla riserva di chi ha commesso il furto, creando un danno davvero consistente al vostro avversario, che non potrà più recuperare l'ambra rubata a meno che non commetta il furto a sua volta. Ci sono però delle eccezioni nelle quali carte con effetto ruba richiedono un turno sul terreno per essere innescate. Questo vi farà correre dei rischi, dato che se l'avversario giocherà di anticipo, si preoccuperà di farvi fuori tutte, o parte, delle creature che possono rappresentare una minaccia, portandovi quindi ad un clamoroso nulla di fatto. Per questo, le carte con abilità gioco, che vi fanno rubare un'ambra all'istante, apporteranno un valore maggiore rispetto a tutte le altre carte con abilità combattimento, raccolto o azione. Nel gioco, la casata ombre è sicuramente quella che ha tra i suoi ranghi il maggior numero di carte che rubano e rappresenta una vera bandiera per questa abilità. Al secondo posto, in termini di valore, far perdere ambre è sicuramente un bell'ostacolo per la forgia nemica. Se non avrete la possibilità di rubare al vostro avversario, fargli perdere un'ambra rappresenterà quasi allo stesso modo di rubare un danno non da sottovalutare. Robnar è la casata di riferimento per questa peculiarità di gioco, avendo il maggior numero di carte che prosciugano la riserva dell'avversario facendogli perdere valore. Se vorrete invece migrare verso altre casate, alla ricerca di carte che prosciugano senza interesse la riserva nemica, potrete trovare in casata Marte la Tempesta Frantumante, che con un costo onesto di tutte le vostre ambre farà perdere all'avversario il triplo delle pietre che avrete perso in questo modo. Altrimenti potrete optare per casata Sanctum, che con Alle Porte del Paradiso andrà a smorzare il dilagante potere di accumulo ambra del deck del vostro avversario, facendo perdere sia a voi che a lui tutte le ambre a parte 5. O ancora in casata Repubblica Sauriana, dove con Mutazione di Massa ha fatto la sua comparsa Cariddi, che va ad influenzare tutte le creature del vostro avversario, aggiungendo ad ognuna di loro l'abilità Precombattimento Perdi un'Ambra. Quindi, o questa creatura, proveniente direttamente tra le pagine descritte da Omero nell'Odissea, verrà distrutta attraverso effetti, o le creature avversarie dovranno scendere in battaglia, e di conseguenza la riserva del vostro avversario avrà delle ambre da perdere. Come per rubare, le carte che danno più valore per questa statistica hanno l'abilità gioco, così che possiate far perdere le ambre del vostro avversario istantaneamente. Terza per importanza di valore c'è la cattura. Essa non farà sì che la forgiatura del vostro avversario non avvenga, ma ne rallenterà soltanto l'avvenire. Consiglio quindi di proteggere in maniera appropriata le creature che catturano, così da rimandare il più tardi possibile la creazione di una chiave da parte del vostro rivale. Piccola nota a riguardo. Quando attuerete la vostra strategia per rubare o far perdere ambre al vostro avversario ed egli rimarrà soltanto con un'ambra nella sua riserva, non dubitate nel giocare carte come Charrette o Vecchio Bruno. Il motivo sta nel fatto che se una creatura che cattura più di un'ambra farà il massimo carico consentito dal suo effetto, attirerà le attenzioni del vostro avversario, che quindi farà di tutto per distruggere la creatura in questione e rientrare in possesso delle ambre catturate. Se invece si catturerà soltanto un'ambra, se la creatura verrà distrutta, poco male.
Sempre meglio restituirne una che tre, non credete anche voi? Come per la statistica ruba, che vede Casata ombre protagonista, e Cattura, che vede Brobnar come punto cardine, qui sono i Sanctum a dettare legge. Quindi, ricapitolando, a livello di importanza, per permetterti di mettere i bastoni in mezzo alle ruote al tuo avversario, rubare si trova al primo posto, seguito da far perdere Ambre, che a sua volta vede al terzo posto la cattura. Ovviamente non ho inserito l'aumento costo chiavi in questa classifica, dato che quasi al pari della cattura è facilmente raggirabile, dipendendo da fattori esterni che vanno ad influire direttamente su queste ultime, come l'aumento di Ambre nella riserva e la distruzione delle creature sul campo di gioco. Rip and Destroy! Quando si ha una mano con delle carte che distruggono le creature per poter entrare in gioco e si hanno già dei servitori pronti per essere usati sul terreno della stessa casata, ricordatevi di raccogliere, prima di giocare qualsiasi carta, che vada ad influire sul numero di creature presenti sul vostro terreno. Ad esempio, se vorrete giocare uno Skullion ed avete già un Imp Vestigatore sul campo, raccogliete con l'Imp per poi giocare Skullion. In questo modo non solo avrete attivato l'effetto dell'Imp Vestigatore, epurando una carta dalla mano del vostro avversario, ma avrete anche ottenuto un'ambra in più. Stessa cosa se dovrete giocare qualsiasi carta che richiede sacrifici, con qualsiasi creatura, anche se essa non ha effetti distrutto. In ogni caso, preoccupatevi di portare a casa quella singola benedetta ambra. Potrebbe esservi utile quando ne avrete davvero bisogno. In questo secondo punto volevo accorpare anche il terzo, dato che sono in parte simili. Sicuramente alcuni di voi già lo sapranno, ma per chi si sta avvicinando ora al gioco, sapere che in Keyforge vige la regola del risolvi il più possibile di un effetto è un dato importantissimo. Questo sta a significare che potrete giocare una carta con furbizia. Ma cosa intendo? Per farvi un esempio pratico, avendo in mano una sezione dis numerosa e sapendo che l'avversario ha due creature in campo, converrà giocare prima le due copie di implosione, e grazie alla regola del risolvi il più possibile, non avendo a disposizione una creatura amica sul terreno, si limiterà a distruggere una creatura nemica. Quindi, subito dopo, si potranno giocare i servitori dalla propria mano, evitando che ci siano effetti collaterali. E se le situazioni appena descritte non si dovessero verificare? Nessuna paura, vi converrà scegliere un bersaglio che ha poco valore d'impatto sulla partita in corso. Creature con effetto gioco, ad esempio, potrebbero essere il target ideale, o le creature con la parola chiave distrutto, che innescheranno il loro effetto una volta abbandonato il gioco. O ancora quelle creature che non vi dispiacerà distruggere, perché create proprio per incastrarsi in numerose combinazioni con altre carte e che avranno valore anche per giocate future, come ad esempio il Q-Mech, Bad Penny e la sua controparte mutata, Rad Penny. A forza di giocare il vostro mazzo, comunque, saprete perfettamente quali carte saranno utili come carne da cannone e quindi avrete la situazione perfettamente sotto controllo. Se però la sfortuna busserà alla vostra porta e non avrete le risorse che cercate, vi converrà guardare bene la vostra mano e pensare a qualcosa di costruttivo e anche alla svelta. Ma sono sicuro che, a forza di giocare, riuscirete ad arrivare a capo di ogni problema, anche il più difficile che vi si parerà davanti. È solo questione di esperienza. Ciclare il mazzo! Prima di esplorare questo punto, cosa vuol dire ciclare? È un termine molto noto che è in uso nel gioco Magic the Gathering, introdotto nell'espansione Saga di Urza, ed indica la risoluzione di un'abilità che permette di scartare una carta, di solito attraverso un costo convertito in mana, per pescarne un'altra subito dopo. Ma cosa c'entra con Keyforge? Nel terzo passo di ogni turno, una delle voci presenti è proprio scartare. Questa dicitura risolve una delle problematiche più presenti nei trading card game, ovvero le giocate morte. Sia chiaro che anche in Keyforge ci sono giocate di questo tipo, ma in numero assai minore rispetto ad ogni altro gioco di carte.
Questo perché se si ha un elemento in mano che non è congeniale alla strategia attuale e non può trovare utilità in quelle successive, potrà essere semplicemente scartato per far posto alle carte che si pescheranno durante il quinto passo. Così facendo, avrete letteralmente ciclato il mazzo, trovando una carta utile che altrimenti non avreste avuto la possibilità di pescare. Scartare carte della casata scelta dalla mano ha un valore importantissimo per un forgiatore. Questo perché vi permetterà di andare a cercare le risposte per contrastare la strategia del vostro avversario in maniera più veloce ed efficace. Mulligan! Ora parliamo di un concetto assai utile in questo gioco e che rappresenta il più uno tra i quattro trucchi. L'ho tenuto per ultimo perché risulta il più delle volte una decisione delicata, perché da esso può dipendere la sorte di un incontro. Sto parlando del mulligan. Ma che cos'è? Il mulligan è un'azione che ogni giocatore può compiere all'inizio della partita e consiste nel rimescolare la propria mano iniziale nel mazzo per pescare una nuova mano con una carta in meno. Ogni giocatore ha una sola possibilità di effettuare un mulligan per partita. E quindi, quand'è che conviene farlo? Lo ammetto, per questo concetto ho chiesto consiglio a vari giocatori sul canale Telegram di Keyforge Italia, troverete il link in descrizione, per scoprire quali fossero i canoni basilari che li portassero a mulligare una mano. Le risposte che ho ricevuto sono state molte. Zizuki, Grab, Carmelo, il Team GG, Nitrux, gli Autocannon, gli AFK e molti altri mi perdoneranno se non li ho inclusi nelle menzioni, hanno condiviso con me la loro esperienza. E alla fine ho notato che su due punti fondamentali si basa la decisione di mulligare o meno. Il primo sta nel trovare risposte immediate per contrastare la strategia dell'avversario. Se lui avrà molte creature, avere un portale di Viz o un assioma di Grisk in mano sicuramente vi sarà di aiuto per controllare la board. Se avrà molti artefatti invece, un Poltergeist o meglio un reclamato dalla natura vi aiuteranno a tagliargli i rifornimenti. E se il mazzo avversario non rappresenta una vera e propria minaccia, qui risiede il secondo punto. In quel caso, avere una mano esplosiva, che fornisce da subito una buona partenza, può rappresentare una strada più che valida che aumenterà le chance per la vittoria finale. Per fare chiarezza, la 2-2-2 sta a significare che si hanno in mano due carte per casata. E ciò, soprattutto nelle fasi iniziali, limiterà molto la giocata, ed è per questo che spesso, quando si ha quella tipologia di mano, si preferisce mulligare. Nota bene! I quattro consigli più uno che abbiamo trattato sono soltanto un punto di partenza per migliorare il vostro gioco nelle prime fasi della vostra esperienza da forgiatori. Potrete sempre portare con voi questi trucchi, che faranno parte del vostro bagaglio di base, ed arricchire quest'ultimo con tecniche che potrete imparare soltanto conoscendo a fondo il gioco, le regole, le sinergie tra carte della stessa casata e carte di casate diverse, il vostro deck e tutto ciò che esso vi permetterà di fare. E per essere forti in tutti questi punti dovrete giocare, che è l'ultimo punto della lista, ma il più importante. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione, troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa. E se durante una partita vi verrà qualche dubbio su come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!